Salve a tutti ragazzi e bentornati dopo tantissimo tempo con Lupin III, il tesoro del re stregone. Volevo dirvi che nella scorsa parte che ho caricato, quella extra di Pac-Man, mi sono scordato di augurarvi un buon anno nuovo. Spero che abbiate passato delle felici vacanze di Natale. Il fatto è che sono finite, quindi non è che io possa essere contento più di tanto, però per quanto sono durate mi sono divertito. Ecco, come vedete, quello che avevo preannunciato nello scorso video, ovvero il tizio che adesso va ad aprirci la porta al secondo piano. Comunque siamo davvero agli sgoccioli di questo gioco. Io vorrei finirlo il prima possibile perché sta durando un po' troppo, anche per le mie numerose pause, che purtroppo a volte sono inevitabili, a volte semplicemente mi rilasso un po' troppo e quindi mi dimentico di fare video. Quindi io, diciamo, vorrei assolutamente darmi una mossa. Bellissimi questi pipistrelli disposti in linea. E dopo il livello del Palazzo Vecchio dovremmo fare un boss con Jigen o Gemon. Allora, mentre le altre due volte che abbiamo dovuto usare Jigen e Gemon, mannaggia sto mirino che si impalla, porca di quello. Ma quanta vita c'ha sto scemo? Ah, ancora non è morto. E dai, oh, grazie a Dio. Le altre due volte che abbiamo dovuto scegliere tra Jigen e Gemon, io ve l'ho fatti vedere entrambe perché in quel modo potevamo sbloccare davvero tutti i filmati. Diciamo che questa volta potrei anche farne uno solo, perché il filmato è lo stesso, però io li farò comunque entrambi, dato che voglio farvi vedere il modo migliore per uccidere il boss con tutti e due i personaggi. Soprattutto con Gemon può essere un po' difficile, quindi credo sia opportuno che io ve lo faccia vedere. Vabbè, però questi che fanno la guardia alle scale, che cavolo! Dai! Quindi siamo al terzo piano. Mi duole annunciarvi che ora dobbiamo affrontare un altro, chiamiamolo boss, tipo quella chimera di pietra che abbiamo affrontato, mi pare, due video fa o nello scorso video, adesso non mi ricordo. Solo che questa è decisamente meno paurosa, ma molto molto più forte. Quindi per prima cosa dovrei recuperare tutta la vita. Mamma mia, 23 kit di pronto soccorso. Tra l'altro questo è il tizio che stavo inseguendo. Come potete vedere ha fatto una brutta fine. E vabbè, mi spiace per lui. Ora guardate, lì si trova la bestia. Vediamo di non sprecare troppi kit di pronto soccorso, perché è proprio difficile. Mamma mia, voi non potete immaginare quanta vita tolgono quegli attacchi magici di fuoco, quello che sono. O meglio, potete immaginarlo, però spero di di non essere colpito per farvelo vedere. Il problema è che questo tizio ha un sacco di vita e quindi dovrò stare qui per un bel po' di tempo a sparargli nelle parti basse o anche nelle parti alte, non fa alcuna differenza. Ora, una cosa che mi sono sempre chiesto è se questo mostro di pietra è lo stesso che avevano affrontato. Porca di quello, ok, sì, avete avuto modo di vedere quanta vita può togliere questo nemico. Mi chiedo se è lo stesso mostro che hanno affrontato Jigen e Gemon, sapete, nel filmato dopo che avevano salvato Lupin. Perché certo, quello era un luogo completamente diverso, però non penso che ci siano così tanti gargoyle alati così pericolosi. Poi comunque è senza testa, però come potete vedere non se ne frega proprio. Ok, andiamo nel corridoio così ho più tempo per spararlo senza dover nascondermi ogni 5 secondi. Porca, sento il rumore dei colpi però. Ok, si sta tipo incagliando. Diciamo che i nemici non si muovono molto bene in questo gioco. Ah, ce l'ha fatta finalmente. Mamma mia, quanti colpi gli ho dato finora. Speriamo che non manchi molto, perché non vorrei fare un video con un solo combattimento un altro po'. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, mi pare di aver usato, anzi non ho usato neanche un kit di pronto soccorso, se non mi sbaglio. E allora, noi dovevamo uccidere quel mostro per poter aprire questa porta che prima era chiusa. Un po' come con quella chimera che ci impediva di prendere la chiave bianca a medaglione. Qui invece abbiamo due chiavi rosse, mi pare, a medaglione. Perché una ci servirà
più in là, quando ce ne andremo via dal palazzo vecchio. Intanto questo è il terzo piano, che è quasi solo questo corridoio praticamente, anche se poi ci dovremo tornare per una breve visita. Ok, quindi abbiamo la chiave che apre. Aspettate un attimo, devo... Ah, apre proprio la porta che si trova qui dietro. Ok, area salvataggio però non mi interessa. Ok, chiusa chiave, c'è una medaglia. Potrei usare una delle chiavi che ho raccolto prima, perché ne ho raccolte due e va bene. Ora ci troviamo in questa stanza piena di librerie, ma soprattutto piena di sti cosi maledetti. Chiamiamole salamandre però. Vabbè, non so quanto sia esatto questo termine. Ora c'è uno di quei soliti mostri che non si fa i fattacci suoi. Ok, sì, mi fa piacere conoscerti. Ora, morirai come tutti i tuoi simili. Ma no, guardate, perché fanno così sti nemici? Non sanno dove devono andare. Quelli più coerenti sono le salamandre, che però hanno difetto che sono lentissime. Qui c'è un altro che, come potete vedere, si è incastrato. Mamma mia, dovrebbero fare un premio ai nemici di sto gioco. Mi dispiace, ti ho ammazzato ancora prima che tu potessi liberarti da una malefica trappola di casse e librerie. Mamma mia, io non riuscirei mai a liberarmi da una cosa del genere. Ok, ora senza fare gli stupidi, state attenti che queste due librerie si possono, come potete vedere, spostare. In questo modo possiamo aprire questa porta. Ok, quindi vediamo un po' la mappa, perché non vorrei perdermi. Ok, per prima cosa scendiamo giù, dove non ci dovrebbe essere nulla di particolare, però c'è un nemico con una cassa che dovrebbe contenere una scatola di pronto soccorso, che fa sempre comodo. Sì, sì, nel frattempo che arrivi, me ne sono già andato un altro po'. Allora, non aprite assolutamente questa porta. Infatti ora vi faccio vedere con la mappa meglio. Questa è la porta che al primo piano non si poteva aprire da quel lato. Infatti vedete, noi ci troviamo praticamente nel corridoio del primo piano. E ora, se aprisse questa porta, dovrei prima di tutto risalire, poi di nuovo aprire la porta con la serratura a medaglione. Insomma, è una cosa talmente inutile che non vedo perché dovremmo farla. Ora sono salito. Ok, sono venuto da qui. Lì è dove dobbiamo andare, quindi perlustriamo prima questa parte. Ok, cioè quest'altra addirittura si bacia con il muro. Ma che cavolo fanno sti tizi? Mamma mia. Un'altra porta, vediamo cosa contiene. Ratti, ok. Ormai queste porte, diciamo, ci sono abituato. Queste stanze piene di nemici e cose inutili, perché alla fine non ci sta neanche un kit di pronto soccorso, solo cartucce che vi ho già dimostrato che sono addirittura più deboli di quelle che abbiamo già. Ok, pipistrelli, almeno questi li possiamo ammazzare. Però anche loro possono farci del male, porca di quella. E dai, però l'ho colpito 700.000 volte e non si sono fatti nulla. Qui c'è questo kit di pronto soccorso e basta. Dai, che devo darmi una mossa, siamo a 9 minuti. Voglio finire il palazzo vecchio non troppo oltre la metà del video. Adesso ammazziamo questo tizio molto intelligente. E vabbè, lì guardate la bestia di pietra che cerca di sorpassare la libreria, e adesso ci fa questo grande favore. Ecco qua. Va bene, adesso possiamo... Vabbè, qui non c'è nulla. Ok, possiamo andare avanti. Devo solo vedere una cosa. Non opzioni, che tra l'altro le opzioni di questo gioco sono inutili. Non c'è neanche un modo per abbassare il volume, figuratevi un po'. Va bene. Dove se ne va quello? Ma finitela di fare così! Guardate come sono bello davanti a voi, invece preferite i muri. Vabbè, io non ho parole. Tanto sei tu che ci rimetti, bello mio. Adesso cosa devo fare? C'è questa porta piena di... niente, un altro ninja morto con un kit di pronto soccorso. Oh, questa dovrebbe essere l'ultima stanza inutile, perché adesso andremo, come vi avevo detto prima, al terzo piano. Vediamo un po'. Questo è tutto, è sotterraneo, Villa Reale, Palazzo Vecchio, piano 2. Ok. Vediamo se siamo arrivati al piano 3.
Ecco, però c'è solo la scala, ovviamente. Ok, qui c'è l'area di salvataggio che a me non serve al momento. Adesso attenti a questa stanza perché contiene una trappola. Come potete vedere, quel ninja ci ha rimesso la pelle. Con questo dispositivo andate direttamente sul lato destro della stanza, perché qui non ci sono punte che escono dal muro. Fate una cosa, vedete questa prima serie di punte? Potete sorpassarla calandovi. Però attenzione qui in mezzo, che c'è una punta che esce ogni tanto, che può ammazzarvi anche se vi state calando. Poi vabbè, la serie finale potete di nuovo superarla in questo modo. Ora però devo girarmi, ok. Poi una volta tirata questa leva si apre la porta e questo dispositivo si ferma. Va bene. Ok, non c'è più nulla da vedere. E adesso, guardate, che crudeltà! Questo comunque è tutto il piano 3. Ok. Chico! Insomma, Fujiko non è che stia molto bene. Ah, fatemi fare una cosa, voglio raccogliere queste cartucce perché così poi non compaiono nel filmato. So che è una cosa quasi insignificante, però sinceramente a me dà fastidio, poi non lo so. Non preoccupatevi di quelle casse perché non si possono aprire. Pensate solo ad ammazzare questi due scemi e poi si avverrà automaticamente un filmato. Ecco qua. Fujiko, che cosa diavolo ti hanno fatto? Puoi parlare? Che cos'è? Fujiko! Come sospettavo, sei vivo, Lupin. Dove sei? Vieni fuori! Capisco, sono nascosta in bocca. Ora capisco perché quella piccola volpe non ha detto una parola. Se solo me lo avesse detto all'inizio, si sarebbe evitata tanta sofferenza. L'avrei eliminata subito. Animale! Pensavo che fosse una maledettissima duna perché non aveva cacciato neanche un urlo. Ora capisco perché. Brava. Teodoro, giuro che pagherai per questo. Piangi sul cadavere di una donna, eh? Che dolce. Giocare con te è davvero divertente. Molto bene. Vuol dire che giocherò con te ancora un po'. Fatti vedere, codardo! Sarò io a fissare le regole, non tu. Tu sei solo un pezzo dei miei scacchi. Sono io a fare le mosse, non tu. Lupedone. Nessuno dice a me quello che devo fare, te dico! Non ti importa nulla di Teresa. Teresa! Non pensare a me! Scappa, Lupin! Teresa. Tutto bene? Che cosa vuoi da me? Mi hai causato tanti problemi. Vieni all'ala nord e non dimenticarti di portarmi la collana, ti aspetterò là. L'ala nord, sia. Ci vediamo là. Ok, adesso salvo perché appunto vi ho detto che devo fare il boss con tutti e due i nostri amiconi. Mamma mia, non avevo proprio calcolato la lunghezza di questo filmato. Già siamo a 15 minuti, mannaggia. Che poi adesso ce n'è un altro che mi pare sia altrettanto lungo. Che palle! Io volevo finirlo tipo in due parti questo gioco, invece penso che almeno tre le dovrò fare, più quella bonus per il nascondiglio. Ai 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 ai. Non cedere, amico! Mi dispiace. Questo posto mi fa impazzire. La struttura sotterranea è enorme, eh?
McWart di Chicken, sei patetico. Cosa? Sono occupato. Se non hai intenzione di dare una mano, torna più tardi. Che divertente! Sei completamente inerme, vero? Comandante, ammazziamoli! Imbecille tutto muscoli! Non sarebbe molto divertente, vero? Chicken, non pensare a me! Non esiste, amico. Non è nel copione. Chicken! Benvenuti al club del migliore amico! Non siete cambiati! Che ingenuità! Non fare paragoni tra me e te. Tu abbandoneresti i tuoi compagni se ne andasse della tua vita. Compagni? Cosa ti fa pensare che io abbia dei compagni? Grandi amici che si aiutano l'un l'altro. E così vi definite professionisti? Mi spiace, amico. Allora, come si dice nella tua lingua samurai, a ora ricotta, indona una piccola preghiera a Buddha. Stai bene? Sì! Testardi maledetti! Chicken, guarda d'intorno! Bello, eh? Il luogo perfetto per sistemare i conti tra di noi e la tomba ideale per te! Che cosa hai in mente, Asdal? C'è un'unica uscita laggiù! È quello che dice! Per me va bene, Chicken! Arrivederci, buon divertimento! Prima di tutto seleziona un personaggio, sì, vai a quel paese. Vabbè, questo è lo scontro finale tra Jigen, Gaemon e Asdal. Io ragazzi adesso faccio il combattimento con Gaemon perché consumerò un sacco di kit di pronto soccorso e nel salvataggio, diciamo buono, quello con cui finirò il gioco, voglio averne maggior numero possibile. Però non credo che in 2 minuti riuscirò a finirlo sto boss. Quindi mi sa che verrà un video lungo. Allora, la tattica che vi consiglio di usare è di aspettare che lui si getti di lato, poi fare questa mossa e di nuovo così. Ok, forse non ve l'ho spiegato bene. Mi sono un po' confuso. Allora, quando si butta di lato, andategli vicino e fate la mossa con quadrato. E poi parate subito perché vi farà una raffica di colpi. Maledizione. Ecco, porca di quella. Ovviamente se vi trovate troppo vicino a lui, la guardia non funzionerà. Mannaggia. Questo boss ha anche un sacco di vita. Maledizione. Che poi noi in teoria avremmo Jigen che ci aiuta. Vedetelo, dove sta? Eccolo lì. Ma in realtà non fa nulla. Ok, quindi questo è il sotterraneo della cattedrale. Porca di quella, che brutta situazione. Maledizione. Ovviamente non mi farò vedere il filmato. Quello ve lo farò vedere all'inizio del prossimo video. E mamma mia, non posso averne già usati 2. Ecco perché volevo farvi vedere come fare il boss con Gaemon, dato che è davvero complicato. Però io sto giocando malissimo. Più che altro sto parando davvero male. Ma dai, ma che cavolo. Uffa, che palle. Usiamo in un altro. Devo tenermi a distanza da lui, altrimenti non serve che paro. Dai, oh, finalmente. Quindi aspettate di nuovo che cade per terra e poi subito con quadrate e poi parate possibilmente. Maledizione. Quanti colpi gli devo dare ancora? Sì, vabbè, ciao. Buttati. Quadrato. Parata. Dai, forse ho preso il ritmo. Ora si butta di nuovo.
Diciamo che me lo sono un po' preparato sto boss prima di registrare i video. Ok. L'ho detto, Jigen non sta facendo assolutamente nulla. È quello che mi fa arrabbiare. Siamo già oltre i 20 minuti. Che noia. E lui continua a massacrarmi. Quello che dovrei fare io a lui invece. Cavoli, cavoli. Però almeno dopo questo boss non dovremo più avere a che fare con questi mercenari. Dai, buttati. Ma Jigen cosa cavolo sta facendo? Oh, grazie a Dio. Adesso salto il filmato. Vabbè, devo dire che l'ho fatto in modo abbastanza veloce. Ora dovrebbe uscirmi. Ok, salvo. Però in un altro slot, ovviamente. Quindi, ragazzi, spero che... potrei anche non salvare perché non sei però tanto per... spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Dai. Ciao, ciao.